Dopo una settimana incominciai e mi abituai e rimasi fermo così. Intanto 6 mesi erano passati. Ha visto, signora, io non sono ancora morto. Dopo altri 7 mesi, mentre mi hanno portato fuori, io mi esploravo con lo specchio, mi esploravo il corpo e ho fatto così con le dita dei piedi. Mi dico, ma io ho mosso le dita dei piedi e mi misi a piangere. Ricordo che piansi. Perché piangi? Perché credevo di essere impazzito, invece l'ho mosse veramente le dita. Volevo fare un brindisi. Un brindisi. Alessiana, Antonio. Grazie. Grazie. Tanta salute. Tanta salute. Beh, ragazzi, a tutti. Qua. A tutti. Salute. Salute. Alla nostra bellezza, tanto, prima di tutto. Abbiate sempre tanta fortuna. Alla nostra vita che campiamo almeno fino a morire. Praticamente sempre, poi diventa meno male. Eh sì. Dimmi che il tutto ti piace questo. A te piace questo? Adesso lo assaggio. Questo va bene. Lo so che a te piace. Anche che il tuo cappello di champagne non te la presco. Rom, torom, tom, tom. Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere. Il 13 ottobre del 1929 si partì per andare a Verona, in cui si sarebbe passati 6 mesi appunto di studio per essere promossi guardia. Chi va a cercare fortuna vi troverà l'amor. Ebbene, io il pensiero solo di andare a Verona, cioè in continente, mi entusiasmava al punto che mi sembrava di sognare. E a mezzanotte va... Ruiu, Antonio Ruiu va in continente, va guardia di finanza, è fortunato. Tutti impazzivano dalla curiosità di sapere come mai ero riuscito a partire. Giunti a Civitavecchia, ovviamente si scese dalla nave e io mi guardavo intorno e vedevo la gente e mi dicevo, ma sono uguali a noi. Ma il continente, dico, allora non è diverso dalla Sardegna. L'unica differenza che notavo era che gli altri avevano tutte le scarpe, mentre invece in Sardegna, specialmente i giovanotti, erano tutti scalzi. Arrivato a Verona, al battaglione allievi, quando gli dissero che io ero analfabeta, che non potevo rimanere lì, allora lui disse, per fortuna non gli abbiamo ancora distribuito il corredo, fategli il foglio di via e rimandatelo a casa. Allora mi inginocchiai davanti al maggiore, piansi e lo implorai, per pietà, dico, mi tenga qui, non mi mandi via. Se mi manda via mi butto sotto il treno quando sarò alla stazione. Guagliù, noi ti tenemme, però durante il periodo di 6 mesi, durante il periodo in cui sarai allievo, dovrai studiare. Ah, questo è tu, no? Questo sono il battaglione allievi del 1929-30. Vedi che c'è scritto? Dio, patria, re, duce. Vedi, c'è Mussolini qui e quel cretino di Vittorio Emanuele III. In che mani eravamo? E adesso siamo capitati in mani peggiori. E un giorno, passando da Piazza di Sassari, da Piazza Sassari, vidi proprio davanti al monumento a Vittorio Emanuele II 4-5 in camicia nera e il manganello, che fermarono una donna vestita bene, la tennero ferma e le fecero bere una bottiglia di olio di ricino e gliela misero in bocca. Un po' andò fuori, ma glielo fecero ingoiare tutto e poi la tennero lì. Dopo un'oretta circa l'olio di ricino ha effettuato i suoi poteri, evidentemente, e questa donna si sporcò tutta. E la gente, invece di intervenire, rideva. E io mi guardavo intorno e dicevo tra me, ma come? Invece di prendere quei 4 briganti e farli a pezzi, la gente ride. Mi son ficcato in testa questo particolare e da allora ho odiato il fascismo sempre, sempre, sempre. Questo a che cosa serve tutto questo? A fare un film su di te. A fare un documentario film su di te.
Cioè, è tutto un lavoro su, solamente sulla tua vita, sul tuo diario. Ho capito. Sulle tue esperienze. E qualcuno doveva interpretarlo tutto. No, tu lo interpreti. Ah, io? Sei tu. Allora viene trasmesso così? Sì. Ah, perbacco. L'8 settembre si formarono le prime formazioni partigiane e io venni di nuovo mobilitato per andare in Jugoslavia a fare la guerra con un battaglione speciale. Allora io piantai tutto e mandai in montagna. Ist ein Schlachtfeld entstanden, das in entscheidenden Augenblicken nur noch den Nahkampf zulässt. Ein Kampf Mann gegen Mann, in dem nicht um Stadtteile oder Straßen, sondern um Häuser, Zimmer oder Keller verließe. Questo pure, quando tu dici che potevi io potevo circolare liberamente senza che nessuno mi stoppasse. Ah, quello è durante il periodo clandestino. Io, siccome avevo il busto, la guerra partigiana, cosa avrei potuto fare? Allora mi nominarono comandante del servizio informazione della brigata Lillo Moncada e io facevo servizio negli stabilimenti della Duca ed ero sempre a contatto con i tedeschi. E c'era interprete, un certo Canal. E io mi ero inteso con lui perché lui era un antifascista e mi faceva sapere tutti i movimenti che facevano i fascisti e i tedeschi. È vero, perché lui come interprete veniva a sapere tutto. Allora lo comunicava a me, io lo comunicavo ai partigiani e li attendevano e li attaccavano, insomma. Avevo conosciuto un partigiano lì e mi indicò, appunto io che avevo il documento, di andare ad Ugo La Malfa e mi costruì una cintola. E il biglietto era dentro la cintola e mi disse: tu vai a questo recapito. Allora io suonai alla porta. Suonai alla porta, dopo un po' mi venne aperto. Chi sei? Mi fece. E cosa vuoi? Tu, mi hanno detto che sei anarchico, quindi siamo compagni, e tu devi sapere dove si trova Mauro Scocimarro e Lelio Basso. Allora entra dentro. Spostò un mobile. Mi ricordo che mi sentì un freddo qui. Ed era una pistola. Io dico, sono andato dal pericolo, io sono andato a finire verso la morte, qui muovo, ma scherziamo. E poi mi accesero una luce fortissima. Dice, chi sei? Io spiegai tutto quanto, spiegai che venivo da Milano, che mi aveva mandato con la mafia, eccetera, eccetera. Dopo le spiegazioni si accese la luce e lì c'era Mauro Scocimarro, il quale si presentò e mi disse, io sono Mauro Scocimarro. E l'altro disse, io sono Lelio Basso. Mi strinsero la mano e andammo su. E c'era Gian Calani, mi diceva, ci voleva tanto per spiegarti, perché era uno al quale piaceva scherzare, no? Quindi da allora divenimmo amici, proprio in virtù del fatto che era un anarchico, che era di esempio a tutta Cagne sul Mer. Sentì urlare dappertutto, si urlava, venne una sua, la guerra è finita, la guerra... Ah, dico, meno male. Invece la guerra non è, il peggio doveva incominciare. Eccola qui. Cristaccio di legno. Cristaccio di legno. Ma però probabilmente te l'ho detto. Ecco, l'aveva detto ufficiale che è 51, ed è 51. Ecco, guarda, leggi qua. Allora, c'è scritto. Leggi forte, è chiaro. Ruio Antonio. Fu Giuseppe e di Masra Baingia, da Tissi, Sassari, classe 1911, appuntato di finanza, partigiano combattente. Eccetera, eccetera. Viene insignito della medaglia, della croce al valor militare con la seguente motivazione. Nei giorni dell'insurrezione generale otteneva la resa del presidio tedesco di Avigliana. Avigliana forte di oltre 500 uomini. Dimostrando nel corso delle trattative singolari doti di abilità e di fermezza, eccetera, eccetera. Rifiuto sdegnosamente questa decorazione che non ritengo di meritare. Non ritengo di meritarla perché io ho preso parte alla guerra di liberazione convinto che fosse una rivoluzione veramente in senso sociale, cioè un rivolgimento della società in senso sociale, che non vi fossero più né padroni né servi. Favore, apri un po' la porta di in camera da letto e anche la finestra, per qua sembra un forno. Sì. Scusate, quando mi videro i tedeschi e seppero che io ero un partigiano, proprio quello che aveva catturato i tre tedeschi, mi disse, se entro le quattro
non saranno liberati i tedeschi, io, dice, distruggerò Avigliana. Allora gli dissi, lei si deve arrendere. La quinta divisione alpina non le potrà telefonare perché è stata catturata stamattina dagli americani. Tutto questo me lo inventai io perché non sapevo nulla, ma dovevo inventare qualche cosa per riuscire a salvare me e gli altri. E non dimentichi che lei è circondato da 15.000 partigiani e secondo i miei ordini avverrà l'attacco e gli eventuali superstiti saranno considerati criminali di guerra e passati per le armi. Avigliana fu salva, però 4 giorni dopo arrivò la quinta divisione alpina, che non era, io avevo solo bleffato, è arrivata a Grugliasco, si scatenò contro la folla e uccise 66 persone, donne, bambini e vecchi. Infatti oggi Grugliasco ha intitolato la sua principale piazza, Piazza 66. Avigliana, aprile 1945, croce a valore militare. Ecco. Presto, presto, presto qui, brum, e mi butta dentro un pozzo, che era un pozzo nero, ma vecchio, vecchio, vecchio. E mi ha chiuso subito lì, sono rimasto chiuso lì. Arriva la notte e io lì. Però un'ora dopo che essere stato lì, ho sentito che c'erano dei tedeschi lì che parlavano con questa donna. Ah, dice quello lì, sì, 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 l'ho visto, corre, è andato giù di lì. E io ho sentito, è andato giù di lì, e quello lì ero io, lì sotto. E quindi sono andati giù i tedeschi, e io sono rimasto lì. L'indomani mattina ho sentito muovere, e mi cade addosso un pane così, tagliato a metà con salame e di tutto. L'ho mangiato, avevo una fame, non ne potevo più. E poi avevo sette. Ero lì, pensavo io, ero lì. Tutto in cuore, mi sento il freddo qui. Una bottiglia. Apro la bottiglia ed era vino. L'ho bevuto tutto. E poi dopo un po' mi sembrava di andare in barca. Si vede che ero ubriaco. Ma ho provato un'impressione che non lo so spiegare. Mi sembrava di volare, di andare lì. E sono stato lì un po' di tempo lì. Mi viene da ridere da piangere. E io stando lì fermo non sapevo cosa fare. Allora ho preso il giornale che avvolgeva questo pane e leggo, era nuova, esce quando può. Cos'è l'anarchia? Lo imparai a memoria. Non l'ho mai dimenticato questo articolo qui. Ma analizzando bene, dico, ma allora dico, è l'ideale che ho io. Io sono anarchico, allora, se questa è anarchia. E da allora la mia vita è stata sempre in mezzo a loro. E diffondevo, come ho detto prima, i giornali nel nucleo di polizia tributaria, tant'è che poi cercarono di farmi fuori trasferendomi a Cuneo, eccetera, eccetera. L'anarchia è un ideale nobilissimo. Non si può essere anarchici così. Devono essere prima di tutto delle persone colte e poi delle persone oneste, rispettose del prossimo. E io più invecchio e più mi affeziono a questo ideale. Sono capitato in un covo di briganti e io, che brigante non sono, esco di qui sdegnosamente.